Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Io sono Georgia e aiuto le donne in particolar modo a sentirsi più femminili, più magnetiche, a ritrovare noi stesse praticamente, a esprimere, a far brillare la dea che è dentro di noi. E in questo video ti voglio raccontare come rendere il tuo 2020 un anno speciale. E siccome recentemente ho fatto delle riflessioni, no, sulla mia vita e su che cosa voglio portare, su che cosa voglio porre la mia attenzione in questo 2020, sono sicura che guardando questo video ti ispirerò e così potrai rendere anche tu il tuo anno, questo anno, un anno bomba, proprio un anno fantastico. Iniziamo subito, però prima, se non sei iscritta al mio canale, fallo adesso e tocca anche la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti verrà notificato. E poi, se non sei iscritta, iscriviti anche al mio gruppo Facebook gratuito che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo. Ti lascio il link qua sotto e lì faccio un sacco di dirette, è molto molto bello. E come terzo step, scarica anche la mia guida gratuita come attirare l'uomo che ti piace, come farlo impazzire. È una guida gratuita in PDF che puoi scaricare da qui sotto. E adesso cominciamo. Innanzitutto ti voglio dire che ogni momento è buono per ricominciare, quindi se qualsiasi obiettivo di cui adesso io ti parlerò e qualsiasi obiettivo tu ti porrai in questo anno, sappi che anche se non lo raggiungi, non, diciamo, ti metti una scadenza e non lo raggiungi, non importa, perché fondamentalmente quello che importa è che ogni giorno noi abbiamo modo di ricominciare la nostra vita. Non è noi abbiamo queste scadenze, no? L'anno nuovo, il mese nuovo, ma in realtà ogni minuto, ogni secondo della nostra vita noi possiamo fare con uno schiocco di vita, di dita così, di vita, bello schiocco di vita, e possiamo ricominciare quando vogliamo. Quindi parti con questo mindset, perché è veramente molto molto importante. Innanzitutto, per realizzare i nostri obiettivi, che cosa dobbiamo fare? Fondamentalmente una cosa molto molto semplice, ma anche complessa allo stesso tempo, perché comunque è una cosa su cui dobbiamo lavorare tanto, ed è la compassione verso noi stessi. Ogni qualvolta ci mettiamo di fronte a degli, cioè ci poniamo degli obiettivi, dobbiamo sempre, non dobbiamo mai criticarci, nel senso, è ovvio che è bene progredire e che se non fa, cioè, se vediamo che stiamo rallentando troppo, dobbiamo insomma fare qualcosa per raggiungere quegli obiettivi, però non lasciare mai che il tuo discorso interno negativo prenda la, abbia la meglio su di te, perché questa è una cosa proprio fondamentale, perché altrimenti ti ritroverai che magari ti sei messa come obiettivo, che ne so, quella di mangiare pochi carboidrati raffinati, quindi di diminuire la pasta, di diminuire il pane, gli zuccheri raffinati, eccetera, però poi ti ritrovi che magari all'inizio dell'anno c'è tutta questa carica, questo super entusiasmo, però poi con il tempo, siccome la nostra mente è programmata, ha dei programmi all'interno di sé, questi programmi, se non cambiamo la nostra identità prima, ed è un lavoro che va fatto a parte, ci riporteranno nelle vecchie abitudini, e quindi noi ci ritroveremo un'altra volta a piangere, a buffarci magari di patatine fritte, di schifezze. Però la cosa che devi fare è che sicuramente non parlare negativamente a te stessa, non accusarti. Se un giorno caschi, perché ci saranno dei giorni in cui cadrai, in cui non riuscirai a rispettare le routine che ti sei prefissata, perché spero che ti sei insomma data delle routine da fare, e se non l'hai fatto, io in questa settimana nel mio gruppo privato Brilla come una dea farò proprio una diretta su come realizzare i nostri obiettivi in maniera anche femminile, quindi senza sforzarci troppo, perché io conosco delle tecniche che ti permetteranno e ci permetteranno, perché mi ci metto pure io, di raggiungere dei risultati, però senza troppo sforzo, senza stare lì a diciamo trovare la motivazione dall'esterno, ma la troveremo dentro di noi la motivazione. Sarà una cosa fighissima, quindi se ancora non ti sei iscritta, vai su www.geoluce.it, iscriviti, perché sarà una diretta fighissima.
Detto questo, la compassione è la prima cosa, quindi quello che devi fare è semplicemente, se vedi che caschi, parlarti con un linguaggio molto amorevole, quindi non ti preoccupare, non fa niente, domani è un altro giorno, ricominciamo. La vita è sempre una caduta, fallimenti e risalite, fallimenti è sempre un'onda, non c'è da flagellarsi o da colpevolizzarsi se qualche volta sgarriamo, tra virgolette. Comunque, se tu segui, adesso stiamo parlando di alimentazione, quindi andiamo su questo filone. Se vuoi, diciamo, anche di scendere di peso, insomma, avere dei risultati in termini fisici, è importante che tu non restringi la tua alimentazione. Non è mangiare meno che ti fa bene, ma mangiare cose di qualità che il tuo intestino brama, ok? Quindi non è mangiando meno che si dimagrisce, ma è mangiando le cose giuste. E poi ovviamente equilibrare anche l'apporto calorico allo stile di vita. Quindi ovviamente se sei seduta troppo, se sei troppo seduta, non va bene mangiare tanto. E qua arriviamo all'altro punto. In quest'anno io ho deciso, infatti andrò la settimana prossima ad iscrivermi, a ricominciare a fare i pesi, perché ho visto che fare i pesi è una, diciamo, un'attività che non solo accelera il metabolismo, ti costruisce il fisico, ma costruisce anche la nostra mente. Infatti il fatto stesso di pensare di dover alzare dei pesi che magari noi in quel momento non ci sentiamo in grado di alzare, però poi alla fine li alzi e ti senti pure soddisfatta dopo averlo fatto, non so se hai mai provato questa sensazione, è una cosa bellissima e quindi ti rafforza anche la tua mente laddove tu pensi proprio di non farcela. Ecco lì, i pesi aiutano, ecco, a tornire il nostro, cioè a rassodare, a costruirci, a rinforzarci, ma rinforzano soprattutto la nostra mente e la nostra forza di volontà, la temprano, ok? Io per, diciamo, quando non ho voglia di fare qualcosa, di solito chiamo il mio personal trainer preferito. Indovina chi è? L'Arcangelo Michele! Lui ha un'energia maschile così guarita, così forte, che non cioè, ovviamente non è mai aggressivo, è un'energia maschile molto paterna, no? E quindi chiamo lui, però lui, anche gli angeli ci dicono: ok, avete questo corpo, siete comunque, vi siete incarnati in un corpo fisico, quindi usatelo al meglio, fatelo thrive, si dice in inglese, fatelo, come si dice, esplodere questo corpo di energia, perché voglio proprio sentirmi energica, ecco, facendo pesi voglio ossigenare tutto il mio corpo e sentirmi proprio al top dell'energia. Terzo obiettivo che mi sono posta in quest'anno e che invito anche a te a porti è quello di superare quei momenti di noia con la lettura, o comunque fare una specie di detox dalla tecnologia. Che cosa intendo per questo? Siccome mi sono resa conto che quando non ho nulla da fare, che cosa facevo? Era una cosa, una specie di diciamo di cosa automatica, no? Che andavo a fare? Prendevo il telefono e andavo a scrollare, che ne so, Instagram, Facebook oppure Pinterest, vai, senza accorgermene praticamente erano passati almeno 15 minuti, almeno, ok? Quindi ho detto, però poi dopo aver scrollato, questa cosa mi lasciava addosso una sensazione di vuoto. Cioè, c'è presente quando c'è in inglese si dice overload, questo overload di informazioni, questo sovraccarico di informazioni che però poi alla fine non ti lasciano quasi niente, nel senso che come mettiamo in pratica tutte queste informazioni? O comunque, se non, cioè, magari, ecco, sarebbe anche buono sfruttare il telefonino per le informazioni, ma quando invece noi lo andiamo a scrollare per vedere che ha fatto Tizio, che ha fatto Caio, se quella si è sposata, se quello là è single, cioè tutte queste cose qua che non servono tanto, dimmi, cioè confermami questa cosa, se rimani con una sensazione abbastanza di vuoto, perché io per esempio ci rimango. Quindi ho detto ok Geo, da quest'anno, e ho cominciato già da dicembre, allora mettiti un libro dentro la borsa, ok? E quando ti trovi che ti stai annoiando, non sai che cosa fare, prendi il libro e ti leggi una pagina,
che poi questa pagina diventeranno due, diventeranno tre, perché lo sappiamo come sono i libri, no? Soprattutto io adoro leggere i libri di crescita personale, adoro leggere i libri di Doreen Virtue, infatti lo sto dicendo a tante, leggetevi i libri di Doreen Virtue perché sono fantastici. Quindi ora sto leggendo un libro bellissimo, adesso ti faccio vedere, si chiama... Ah, l'ho lasciato di là, perfetto. Si chiama Ama e arricchisci te stesso, che non è Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill, ma è Ama e arricchisci te stesso di José Scafarelli. E questo libro è bellissimo, infatti te lo consiglio. Perché tante volte ci lamentiamo che non abbiamo il tempo di leggere i libri, ma non è vero, perché di tempo noi ce ne abbiamo a iosa. Abbiamo per esempio, ecco, se per esempio non trovi il tempo di leggere, scusa, super, perché puoi leggere 5 minuti mentre stai... nel bar, seduto in bagno, oppure 5 minuti la mattina, 5 minuti la sera prima di andare a letto, 5 minuti la mattina, insomma, si trovano questi 5 minuti sparsi qua e là, in poco tempo hai letto tutto il libro. Se proprio pensi di non avere questo tempo per la lettura, ci sono gli audiolibri o i podcast. Per esempio io adoro ascoltare i podcast, li ascolto anche in inglese. C'è Audible in italiano, oppure su YouTube, se vai su libri di crescita personale audio, ne trovi quanti ne vuoi, ti metti là e te li ascolti mentre fai i piatti, mentre stai tornando in treno da lavoro, mentre sei sull'autobus, mentre fai le pulizie, mentre fai... Cioè, c'è il momento per ascoltare, è fantastico, cioè i momenti morti per imparare sono fantastici, perché non è vero che non c'è tempo. Ecco, arriviamo al quinto punto, se è il quinto o il quarto non mi ricordo più, è una cosa che voglio assolutamente... diciamo, su cui voglio soffermarmi, è la credenza di non avere tempo. Non è vero, perché noi il tempo ce l'abbiamo, siamo abbondanti di tempo. Tra l'altro ti dico una cosa, il tempo non esiste, noi siamo esseri multidimensionali, tra l'altro viviamo anche parallelamente in tante dimensioni. Il tempo è un'invenzione umana, per una convenzione umana. Ma in realtà il tempo è soggettivo. È presente quando per esempio stai parlando con una persona, ti piace tanto il flusso che si è creato e 5 minuti diventano un'ora, ti sembra che è passato praticamente, ti sembrano passate 5 minuti, invece è passata un'ora. Ecco, quello ti dice proprio, il segnale principale che il tempo fondamentalmente lo viviamo noi internamente. Quindi se noi pensiamo di non avere tempo, non avremo tempo. Ok? Invece se noi sfruttiamo tutti i momenti della giornata nel modo in cui ti ho detto e poi ci focalizziamo sulle cose che veramente sono importanti per noi, quindi sulle nostre priorità, il tempo si espande, magicamente il tempo si espande, soprattutto quando tu fai le cose che più ti piacciono, che ti fanno cantare il cuore. Quindi non dire più non ho tempo, ma fissa bene quali sono le tue priorità, e di questo ne parleremo sempre nella diretta che faremo in questa settimana in Brilla come una dea. Fissa le tue priorità e tutto il resto è superfluo, e per quello poi si avanza tempo, bene, ma fissa le tue priorità e fai le cose, metti come priorità le cose che ti fanno stare bene, perché essere femminili, voi sapete che su questo canale parlo molto di femminilità, vuol dire anche fare cose che ci fanno proprio cantare il cuore, che ci fanno stare bene alla grande. Quindi in questo anno fissati bene le cose che ti piace fare, le cose che ti fanno stare bene, e vedrai che il tempo si espanderà. Un altro modo per iniziare proprio alla grande, a bomba quest'anno, è quello di svegliarsi un'ora prima. Io infatti ho deciso che mi sveglierò un'ora prima, perché si chiama, Tony Robbins la chiama la Hour of Power, l'ora di potere. E che significa questa Hour of Power? Significa che tu in quest'ora praticamente fai le cose che più ti danno energia, quindi che ti fanno svegliare carica, che ti fanno andare al lavoro carica. Tante persone mi dicono, Madonna, ma sempre a bomba, sì, perché comunque cerco di realizzare ogni giorno la mia missione dell'anima, quindi mi sento utile, il fatto di sentirmi utile mi dà tanta energia. E poi nell'ora di potere ho deciso che quando mi alzo, bicchierone di acqua e zenzero, ovviamente vado in bagno eccetera, poi mi metterò, farò un po' di stretching, magari qigong. Tra l'altro nel mio canale trovi anche una meditazione per il risveglio mattutino, per il risveglio al femminile mattutino, quindi ti consiglio di andarla a guardare.
E poi che cosa faccio? Farò meditazione, quindi 5-10 minuti di meditazione, apro i miei registri akashici, ci sono tanti modi poi di fare meditazione su Google, su YouTube, ne trovi quanti vuoi, ma nel mio video c'è sia la meditazione abbinata con il movimento, quindi farò quella, ti consiglio anche a te di fare quella ovviamente perché è una bomba. E poi mi leggerò delle pagine di un libro e inizierò a schedulizzarmi la giornata, così 5 cose da fare, che è una tecnica molto potente tra l'altro, perché io prima per esempio dicevo sempre oddio che devo fare, che non devo fare, a me non riesco a farle in quel momento, in quel giorno non fa niente, me le traspongo, me le trasporto per la giornata successiva, però 5 cose da fare, poi doccia. E poi colazione ovviamente e poi si parte alla grande. In questo modo hai ossigenato le cellule, ti sei ricaricata di energia, hai nutrito anche la tua mente, che è importante. Quindi si inizia questa giornata, una nuova giornata al top. Cosa più importante di questa routine, almeno per me, perché comunque queste altre cose già le facevo, quindi facevo esercizio, meditazione, perché con la mia meditazione Only One riuscivo benissimo, era attenermi a una routine, perché io sono molto sono come il mare, nel senso noi donne soprattutto siamo così, che non ci piacciono diciamo, non ci piace essere troppo rigide nel rispettare gli schemi, almeno per me dico. Però, siccome ho un business o voglio costruire una mia attività online, ho bisogno di un minimo di routine, di rispettare questa routine. E quindi la cosa che mi è piaciuto più fare è stato proprio definire la mia identità, la mia nuova identità, che mi permetterà poi di attenermi a questa routine. Perché se io rimango con le mie convinzioni su chi sono, magari mi sono sempre autodefinita una persona pigra, una persona che vive così al momento, momento per momento, che è bello, cioè per carità è bellissimo, però quando vogliamo raggiungere degli obiettivi dobbiamo comunque attenerci a una routine e quindi ho modificato anche la mia identità, ho scritto poi nel gruppo Brilla come una dea, lo faremo insieme questo esercizio. Ho scritto, perché appunto c'è tutta questa comunità di donne stupenda, facciamo le cose insieme, veramente molto bello. Ho scritto: Giorgia è una persona che si sveglia presto al mattino, che è organizzata, che si è molto anche sul minimalismo, ho posto l'attenzione, quindi magari mi vesto in maniera semplice. Non significa che mi devo vestire sciatta, ma semplice, senza il trucco mio, anche molto semplice. Non voglio perdere tempo troppo nel prepararmi e mi sono definita proprio, ho creato questa nuova identità, perché se noi vogliamo fare dei cambiamenti nella nostra vita, questa è una cosa fondamentale che dice anche Tony Robbins, se noi vogliamo attuare dei cambiamenti profondi nella nostra vita, non possiamo farli fin quando non cambiamo la nostra identità. E quindi la cosa principale che ho fatto è stata proprio cambiare la mia identità ed è veramente molto bello. Un'altra cosa bellissima che puoi fare e che farò anch'io ovviamente durante questo 2020 è quello di notare la mia storia. Cioè notare, allora, che cosa significa notare la mia storia? Di costruire la mia storia, ovvero ho scelto, ascolta bene, di non etichettare più come negativi o positivi determinati eventi, ma di vedere questi eventi come eventi che la mia anima, prima di tutto, ha scritto, che la mia anima voleva sperimentare, che fanno parte della mia super meravigliosa e personalissima storia, come tu hai la tua super e meravigliosa personalissima storia, e che quindi non sono cose negative o positive, come la carta dei registri akashici della scacchiera. Sono semplicemente delle prove che la mia anima ha deciso di superare per farmi imparare delle cose, soprattutto per farmi aprire il cuore, perché poi qual è lo scopo della nostra vita? Quello di aprire il cuore, di essere sempre più compassionevoli, di essere amorevoli, di accettarci, soprattutto di accettare noi stessi, non accettare perché mi fa pensare all'accetta, di accogliere noi stessi. Quindi ho deciso tutto quello che mi succede, magari anche se all'inizio dico oddio, perché mi è successa sta cosa, perché me l'hai mandata, anche se di solito non lo faccio, però potrebbe capitare anche a te che di solito lo puoi fare. Invece di etichettarlo come una cosa negativa, dici no, questo è un evento, questa è una prova che la mia anima ha scelto di fare. Fa parte della mia storia, me la scrivo. Che cosa
chiedi al tuo inconscio, chiedi alla tua anima che cosa la mia anima voleva imparare da questa storia, da questo evento, e te lo scrivi. Quindi nota la tua storia, nota come si scrive la tua storia, perché è una cosa fantastica. E un'altra cosa è anche nota il linguaggio che tu usi verso te stessa, la stessa cosa che ti ho detto all'inizio del video, no? Nota come parli tu a te stesso. Se ti succede qualche cosa, se sbagli, se fai una cavolata, magari ti metti con una persona tossica, in una relazione tossica e ti colpevolizzi per questo, no, non c'è cosa più sbagliata. Semplicemente la tua anima si è andata a ficcare là dentro, uno perché intenzionalmente non le hai chiesto, che l'anima ci lascia sempre liberi di sbagliare, noi abbiamo il libero arbitrio, carta dei registri akashici. Libero arbitrio vuol dire che l'anima ha scelto sì delle cose, ma la programmazione degli eventi avviene continuamente, non c'è niente di fisso. Quindi se hai libero arbitrio non hai magari chiesto deliberatamente come volevi evolvere, e la tua anima ha scelto di farti evolvere con la sofferenza. Non è che l'anima ha scelto, tu hai scelto di evolvere con la sofferenza. Quindi magari da una relazione tossica che cosa potevi imparare? L'amore per te stessa, l'avere dei confini sani, ad esempio, che è una cosa che molte persone non hanno, e ne parlo nel mio video corso che sta sempre nel gruppo Brilla come una dea, su come avere confini sani, su come far brillare l'angelo che è in te. Per il mio video corso su come essere più assertivi, su come avere confini sani, ti lascio sempre il link qua sotto. Si chiama comunque, vai su www.geoluce e sta tutto quanto nel mio gruppo nel mio gruppo privato Brilla come una dea. Un'altra cosa che voglio fare è sicuramente voglio porre l'attenzione non sui risultati, attenzione, questa è una cosa importantissima, non voglio più porre l'attenzione sui risultati, ma sul processo che mi porta verso quei risultati. Ovvero, se per esempio io ho un obiettivo che può essere quello di, ad esempio, avere... Non so, ognuno ha i suoi obiettivi. Per esempio, se vogliamo parlare di peso, allora magari l'obiettivo sarà perdere 5 kg. Nel mio caso l'obiettivo è portare sempre più persone nel mio gruppo, perché so quanto vale, so il mio valore. Però non mi voglio focalizzare su quell'obiettivo, ma voglio focalizzarmi su che cosa imparo durante quel processo che mi porta verso quell'obiettivo. Quindi mi voglio focalizzare su che cosa ho imparato dalla comunicazione, quindi imparare a comunicare, oppure imparare a fare video come sto facendo adesso, imparare a essere, come dire, a comunicarvi le cose in maniera in maniera migliore, utilizzando un linguaggio migliore, oppure utilizzando, come ti posso dire, arrivando di più a voi. Questo non ancora lo devo scoprire, non so bene come farò, però cioè voglio focalizzarmi, non so se ti ho fatto capire bene la metafora, voglio focalizzarmi sul processo, su cosa imparo durante e non sul risultato. Quindi se adesso per esempio tu devi perdere 5 kg, non ti focalizzare su quei 5 kg là, ma focalizzati su che cosa impari durante il percorso. Magari ti avrai imparato che il tuo corpo, oltre al fatto di perdere peso, gli piace proprio, che ne so, sai che per perdere quei chili devi farti delle passeggiate della natura? Allora imparerai anche ad ammirare la natura, imparerai come la natura, per esempio, ti alza le vibrazioni, ti fa sentire anche più energica. Quindi il tuo obiettivo non sarà più soltanto perdere peso, ma sarà anche proprio assaporare l'energia che ti dà la natura. E con questo voglio dire che non voglio più far dipendere la mia felicità da qualcosa di esterno, ma voglio che sia qualcosa che sia dentro di me, che derivi dal percorso che la mia anima sta facendo, non da un risultato esterno, ma da dentro di me. La voglio generare io attraverso le cose che assaporo, attraverso i momenti che trascorro e come li vivo, con quale presenza. Ecco, un'altra cosa è la presenza, voglio vivere con più presenza, voglio stare lì. Se parlo con una persona, voglio parlarla occhi negli occhi, senza cellulare in mano, senza altre distrazioni, voglio essere presente, perché tra l'altro la presenza è il primo segreto del magnetismo.
Un'altra cosa, e l'ultima cosa, poi ti lascio, su cui mi voglio focalizzare in questo 2020 è sicuramente la connessione con la mia famiglia. Per tanto tempo ti devo dire che ho trascurato questo aspetto, cioè ho messo da parte la famiglia, ho dato per scontato i miei familiari e invece adesso voglio goderli di più, godermeli di più, stare più a contatto con loro, esserci per loro e soprattutto io so che la famiglia è un campo di allenamento per sviluppare la compassione, quindi perché voglio, come obiettivo mi sono posta anche proprio quello di essere più compassionevole, quindi la famiglia è qualcosa, ed è uscito anche tra l'altro nella lettura, non so se l'hai visto nel video precedente, dei registri akashici, è un modo proprio per il bellissimo per sviluppare la compassione, perché ne devi subire tante, devi essere molto paziente, perché i tuoi familiari sono le persone più vicine a te, quindi magari con cui passi più tempo ci sono più scontri, no? Quindi si può imparare veramente tanto stando a contatto con i nostri familiari e si può imparare soprattutto ad aprire il cuore e a perdonare. Questo è uno degli obiettivi che mi sono posta e su cui invito anche te a porti come obiettivo l'essere più amorevole, ad avere il perdono come obiettivo primario, perdono verso di te, perdono verso le persone che ti hanno ferito perché non erano consapevoli di quello che stavano facendo. Io spero, anzi sono sicura che questo video ti sia piaciuto tanto, perché ho dato veramente, ho condiviso tanto di me e sono proprio sicura che tu hai preso degli spunti di ispirazione per la tua vita, quindi se l'hai fatto fammi sapere qua sotto nei commenti quali tipi di spunti vuoi implementare nella tua vita, che cosa vuoi mettere in pratica e poi ci vediamo nel mio gruppo privato, Riscopri la tua bellezza con Gio, mi raccomando, ok? Ci vediamo al prossimo video. Muah!